Qualcuno nota una presenza qui dietro di me? Tuco? Ciao! Saluta! Canino, scendi! Scendi! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Vedere i regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Il 17 febbraio è stato il mio compleanno e ho compiuto 28 anni e niente, quindi ovviamente dai miei familiari, insomma da mio marito, mi sono arrivati un po' di regalini che vi faccio vedere perché sono tutte cose veramente molto interessanti e soprattutto rispecchiano tanto i miei interessi. Tanto che mi è stato detto che è facile fare regali a me perché ho talmente tanti interessi che alla fine qualcosa che mi piace o che insomma del quale ho bisogno si trova sempre. E quindi niente, cominciamo. Non fate caso a questa macchiolina sul naso, ma è uno sfogo che mi è rimasto dopo un raffreddore e niente, spero vada via al più presto, però sono, ce l'ho proprio qui in mezzo alla faccia, è uguale, non ci facciamo caso. Prima di tutto ho ricevuto due regali dal maritino, ovviamente, ed il primo è questo, che è un maglioncino. Ok, vediamo se riesco a farlo vedere bene. È un maglioncino abbastanza corto, e nel senso che non, insomma, arriva leggermente più su della vita, ecco, non è proprio crop, però quasi. E niente, ha questo collo abbastanza avvitato e le maniche sono molto attillate. Questa è chiaramente una taglia S e la marca è Only. Only si chiama, sì. Comunque, niente, non ve lo faccio vedere indossato perché tanto capite perfettamente che tipo di maglione è. È veramente caldo perché l'ho tenuto tutto il giorno del mio compleanno e era anche una giornata molto fredda, sono stata benissimo e quindi niente, lo adoro, mi piace tantissimo anche il colore perché io indosso moltissimo colori di questo genere, quindi autunnali, ho tanti stivaletti marroni, ho tanti pantaloni insomma che possono starci bene, quindi sono felicissima di averlo ricevuto. Il secondo regalo del maritino invece è qualcosa che effettivamente non avevo e sto parlando di queste, che sono delle scarpe da ginnastica Nike, eccole qua. Perché dico che non le avevo? Perché io, come avrete visto più o meno se mi seguite su Instagram, un po' di outfit via via li faccio vedere, mi vesto un pochino più elegante, ecco, nel senso che molto spesso ho stivaletti, un tacco basso o comunque non porto scarpe da ginnastica quasi mai perché non mi vesto quasi mai sportiva. Ne avevo bisogno per l'appunto perché quando porto fuori il cane, per esempio, quando so che devo camminare molto, ho difficoltà perché ho tantissime scarpe belle ma scomode, ecco, quindi queste sicuramente mi torneranno utilissime. Vabbè, Nike si va abbastanza sul sicuro come qualità di scarpe, ma soprattutto adoro il colore perché io tendenzialmente amo i colori chiari, tanto che di scarpe da ginnastica non avrei mai comprato niente di rosa fluorescente, verde, rosso, insomma, o che so io, con colori appariscenti. So che si sporcano un po' di più, ecco, ovviamente si vede di più perché sono un colore chiaro, ma a me non importa, io lo adoro, quindi credo che sia stata una scelta più che azzeccata. Passiamo adesso ai regali che mi hanno fatto i miei genitori e parto dal primo, che è un regalo simbolico ed è questa. Questa è chiaramente una coroncina della laurea, ma io non mi sono laureata. Che cosa è successo? Che le mie sorelle sono entrambe laureate e una volta insomma disse alla mamma posso dire con quasi certezza che non mi laureerò mai, quindi ho detto ma alla fine non avrò mai l'emozione di portare la coroncina per l'appunto di alloro sulla testa. E niente, è andata che la mia mamma si era ripromessa di farmela nel momento in cui sarebbe stato pubblicato il mio libro. E come sapete, il giorno prima del mio compleanno è arrivato il libro e le mie copie, insomma, quindi ho visto effettivamente il libro stampato e allora per il mio compleanno mi hanno fatto questa. Come vedete, alcune delle foglie sono in realtà pagine di libro, insomma, sono state stampate e ritagliate a fogliolina con delle scritte, perché sono dottoressa in scrittura, vabbè. Queste sono insomma cose così carine, un pensiero carino e dolce che hanno avuto i miei genitori per me. E niente, quindi questo è quanto. Adesso potete chiamarmi dottoressa o scrittrice, non lo so. Vale?
secondo me vale. Comunque, questa adesso devo trovare il modo di farla seccare, perché voglio tenerla per ricordo, perché è meravigliosa. E non fate caso al cane qui dietro che fa compagnia. Ciao Tuco. Ok, proseguiamo. Passiamo adesso agli altri regali che ho ricevuto dai miei genitori. Il primo è questo, ed è un borsello. La marca è Mia Bag, e niente, non so se la conoscete, comunque qui nella mia zona va molto, è una marca piuttosto cara, infatti i miei genitori hanno detto di aver approfittato degli sconti, perché effettivamente, insomma, è un regalo che ha il suo valore, anche se ovviamente non so quanto l'abbiano pagato. Sono molto felice di averlo ricevuto, perché il borsello che avevo io era della Guess, l'avevo comprato in America 3 o 4 anni fa, quando ci sono andata, insomma, e non l'avevo mai cambiato. Chiaramente era, essendo un borsello di marca, quindi non comprato di un mercatino, ecco, mi si è mantenuto benissimo, quindi era in perfetto stato, però avevo voglia di cambiarlo effettivamente, quindi mi è arrivato questo, che come vedete è in pelle e poi ha questi ricami, insomma, con vari disegni, e dentro è così. Ecco qua, quindi c'è il posto per le tasche, qui ci metto gli spiccioli, poi ci sarebbe posto anche qui per le banconote, ma io le tengo all'interno. E la cosa bella è che, come vedete, qui ci sono due anellini, adesso non ce l'ho qui con me, comunque è compresa nella, insomma, insieme alla borsa, anche al borsello intendo, anche una catenina d'oro, che quindi si attacca qui, e questa diventa una piccola pochette, quindi doppiamente utile e doppiamente bella. Io l'adoro, e oltretutto sembra essere veramente molto resistente, quindi sono sicura che questo borsello mi farà compagnia per diverso tempo. Altro regalo che mi è stato fatto, sempre legato a una mia passione, è questa, la cartellina che utilizzano praticamente i presentatori, o perlomeno che io utilizzo per presentare, perché in realtà è un portablocco, un semplice portablocco con la molla qua su, dove, per tenere insieme i block notes o i fogli. Qui c'è una frase meravigliosa, chiaramente ripresa dalla canzone, quindi sarebbe quanto è meravigliosa la vita adesso che sei al mondo, quindi è legata ovviamente alla mia nascita, al mio compleanno. Questo perché? Per spiegarvi, perché io presento, cioè mi presento nel senso che mi piace presentare gli spettacoli, e nel mio paese sono quasi diventata la presentatrice ufficiale, nel senso che ci sono diverse manifestazioni che ogni anno si presentano nel mio paese, che siano all'aperto, al chiuso, in teatro e così via, e richiedono me appunto come presentatrice, e tutte le volte, insomma, vado alla ricerca della cartellina giusta, perché non è bello presentare con dei fogli così in mano. E quindi questa adesso è diventata ufficialmente la mia, non me ne separerò più, oltretutto ha un colore meraviglioso e spero mi porti fortuna in tutte le presentazioni future, quindi in tutti gli spettacoli futuri. Infine, l'ultimo regalo dei miei genitori sono stati due libri, e qui ci colleghiamo ad un altro interesse che ho ovviamente, ovvero l'adozione, ed è, insomma, mi hanno fatto questi due libri. Il primo è Il mare non chiude mai, adottare tre bambini e restare allegri, di Amaltea. Quindi è praticamente la storia di questa mamma e suo marito, che hanno adottato tre fratelli, e in questo caso ovviamente fuori dall'Italia. E questo perché me l'hanno regalato? Perché ovviamente io e il maritino stiamo prendendo in seria considerazione, anzi diciamo che stiamo proprio operando per questo, per adottare fuori dall'Italia. Poi vabbè, ci sarebbe da spiegare un po' di cose su come funziona l'adozione nazionale e l'adozione internazionale. Fatto sta che ci stiamo muovendo su entrambi i binari, e proprio in questo periodo stiamo decidendo l'ente al quale affidarci per l'adozione internazionale, e quindi questo libro è sicuramente, insomma, a tema. E il secondo è ancora più interessante, perché è Il padre sospeso, la storia di un'adozione raccontata da un papà, di Fabio Selini. Questo mi piace moltissimo, perché ci si dimentica sempre completamente dei padri, indipendentemente dall'adozione. In realtà molto spesso su Facebook mi capita di vedere mamme che hanno appena partorito, e praticamente esistono solo foto di madre e figlia, madre e figlio, e basta. Sembra che il padre non abbia avuto nessun ruolo nella nascita di un bambino, e quindi sono felice di vedere anche l'adozione dal punto di vista del padre, non soltanto perché questo mi permette di mettermi anche nei panni del maritino, ma proprio perché è giusto ricordarci di quanto ruolo abbia il padre nell'avere un bambino, a maggior ragione in un'adozione in cui
io obiettivamente non è che porto il bambino in pancia, quindi come non lo porta lui, non lo porto neppure io, quindi la viviamo veramente alla pari, e questo appunto mi permetterà di entrare di più nel suo cuore, nel suo animo e capirlo. Il primo libro che ho letto sull'adozione è stato Sarò vostra figlia se non mi farete mangiare le zucchine, ed era dal punto di vista di un padre, mi ha completamente conquistata, quindi sono sicura che anche questo mi piacerà. Un'altra cosa che volevo dire su questo è che entrambi i libri erano contenuti all'interno di una busta sulla quale era riportata una frase meravigliosa, che è la frase finale di questo libro, e ve la leggo perché è veramente emozionante. Ma anche tutto questo finisce e un bel giorno la famiglia ce la fa. Come se fosse stata la cosa più naturale del mondo, si scendono le scalette di un volo di linea e si sbarca sul tapis roulant dell'aeroporto più vicino. Qualcuno chiede i documenti e, se gentile, fa un sorriso. Si passa la frontiera stringendo almeno una mano molto piccola e si punta direttamente verso casa. Facile, no? Proseguiamo e passiamo ai regali che mi hanno fatto le mie sorelle, che poi sono legati ad un'altra mia passione, perché abbiamo visto l'adozione, abbiamo visto la scrittura, abbiamo visto il fatto che mi piace presentare spettacoli, e adesso passiamo allo yoga, perché se sempre mi seguite su Instagram sapete quanto questa disciplina mi stia coinvolgendo, e quindi le mie sorelle mi hanno regalato questo. Bene, ovviamente ora non capirete niente, però ve la faccio vedere aperta. Ecco qua, la borsa aperta è in questa maniera. Qui abbiamo un sacco di tasche, ci sono miliardi di cerniere, e appunto risulta aperta in questa maniera. Potete riempirla con tutti i pantaloni, per appunto le calze, le canottiere, maglione e così via, per fare yoga, e nel centro ha questi due elastici che servono per tenere il tappetino. Poi i due lembi, come vedete, si chiudono, possiamo agganciare, e a questo punto tiriamo sui manici ed ecco qua, questa è la nostra borsa da yoga. Spero si sia capito, mi sembra di sì, insomma, io l'ho già, è bella gonfia perché l'ho già riempita con tutte le mie cose, e ho già messo il mio tappetino Ray Yoga che vi ho fatto vedere anche su Instagram e che sicuramente vi farò vedere in un video di prodotti ecosolidali e sostenibili, e che provengono insomma da un mercato che non sfrutta nessuno e che non fa del male all'ambiente, perché mi piacerebbe sinceramente farlo per farvi vedere un po' di acquisti consapevoli che ho fatto nell'ultimo periodo. Questo per l'appunto era il primo regalo legato allo yoga, ed è questa borsa è stata comprata su un sito, non so quale, in realtà non mi sono scordata di chiederlo alle mie sorelle, comunque, che vende tutto materiale legato allo yoga, e di fatti insieme alla borsa mi hanno regalato anche questo, che è un CD di musiche che servono praticamente per l'appunto per fare yoga, quindi servono da mettere come colonna sonora, come sottofondo musicale mentre si pratica yoga. Io prima praticavo yoga 3 volte a settimana in palestra, adesso invece lo faccio soltanto 2 volte a settimana in palestra e 1 volta a casa, almeno 1 volta a settimana a casa, seguendo video oppure facendo un po' insomma di testa mia, e effettivamente vi garantisco che fare yoga a casa nel silenzio più totale si sente la mancanza di qualcosa, ecco. Quindi queste musiche sono pensate apposta per accompagnare questa pratica, e quindi sono molto felice di averla ricevuta, perché in questo modo, nel momento in cui mi prendo la mia mezz'ora, un'ora per fare yoga a casa, avrò anche la mia colonna sonora che mi aiuta un po' ad isolarmi, a concentrarmi soltanto su questa pratica. Colgo l'occasione, dato che via via mi fate le domande su Instagram su questa cosa, avete piacere che vi parli della mia esperienza con lo yoga, come ho cominciato, niente di che, sono completamente, cioè sono ancora una principiante a tutti gli effetti, però vedo i suoi effetti positivi, vi potrebbe far piacere sapere come lo faccio a casa, come ho cominciato, perché integro casa palestra e così via, insomma questo ovviamente fatemi sapere voi. Niente ragazzi, io credo di aver finito, sì, perché non ho ricevuto altro, e niente, è stato un compleanno meraviglioso, ovviamente sono stata felicissima anche perché ero con le persone alle quali voglio più bene, e niente, mi raccomando, ricordatevi domenica di sintonizzarvi sul canale, perché ci sarà il video dedicato al mio libro dove risponderò a tutte le vostre domande e tutti i vostri dubbi, e niente, io vi mando un bacione e alla prossima, ciao!